La tanto sospirata salvezza è arrivata, anche se negli ultimi 90 minuti e con un pizzico di sofferenza nella notte veneziana. Ma quel che conta è che anche nella prossima stagione il Pescara giocherà nel campionato di Serie B. E per come si erano messe le cose qualche settimana fa, è giusto essere soddisfatti e far festa. A 8 km dalla sua Preganziol, Giuseppe Pillone si è tolto la soddisfazione di salvare i biancazzurri e porre così forte la sua candidatura a restare sulla panchina adriatica anche nel nuovo torneo. Ci sarà tempo e modo per pensare al futuro e meditare sui tanti errori commessi. Oggi è però il giorno della permanenza in B, al resto si penserà da domani. Al Penso Pillone, che sente il profumo di casa, propone un Pescara da battaglia. In difesa si rivede Perrotta al posto dello squalificato Coda. A centrocampo è Macin a sostituire Brugman, con Koulibaly a completare il reparto centrale con Valzania. Per il resto nessun'altra novità rispetto a sabato scorso. Inzaghi fa invece un po' di turnover, schierando Frey in mediana e Zigoni in avanti con Geico. Nell'impianto dell'isola di Sant'Elena ci sono quasi 6.000 spettatori con 300 tifosi biancazzurri. Direzione di gara affidata a Serra di Torino in una serata fresca e piovosa. Prima emozione targata Pescara al quinto, con un tiro di Capone che però non riesce a dare potenza alla sua conclusione centrale. Sul capovolgimento di fronte, palla da Zigone a Geico che chiama alla parata Vincenzo Fiorillo. Gara vibrante con le due squadre che attaccano a pieni organici. Al sedicesimo fiammata del Delfino con un tiro centrale dai 25 metri di Koulibaly. Le due squadre hanno difficoltà ad arrivare nelle rispettive aree di rigore e così arrivano conclusioni da fuori. Il Pescara in palla e con Pettinari al 33esimo arriva ad un passo dal vantaggio con Audero che dice no al bomber abruzzese mandando il pallone in calcio d'angolo. Il Venezia risponde al 43esimo con l'ex spallino Zigoni che in area, in equilibrio precario, mette alto. Stulac pericolosissimo poi al 45esimo sugli sviluppi di un calcio d'angolo con il suo missile che si stampa sulla parte alta della traversa facendo correre un brivido ai tifosi pescaresi presenti in curva nord. Nella ripresa si parte con due gialli per Balzani e Frey e un po' di nervosismo e con Inzaghi allontanato dalla panchina della Venezia dal direttore di gara per proteste. In campo però accade poco con Venezia e Pescara ad annullarsi a centrocampo e con i due portieri inoperosi. Il tecnico veneziano poco dopo manda in campo Litteri e Fabiano per Zigoni e Firenze. Pillone risponde gettando nella mischia Campagnaro per Capone e mettendosi a specchio dei lagunari che al 34esimo arrivano davvero ad un soffio dall'1-0 con Vincenzo Fiorillo strepitoso con la parata a salvezza su conclusione ravvicinatissima del neoentrato Litteri. Spingono i padroni di casa con grande veemenza e con il Delfino che soffre nel finale di gara, riuscendo però a portare a casa al 93esimo lo 0-0 e una salvezza comunque dal valore inestimabile.